Ragazzi, welcome back. Questa è la voce di Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, il quale ha vissuto un terribile malumore per quello che è accaduto negli scorsi due episodi. Ragazzi, dico davvero, ci sono rimasto terribilmente male, perché sono anni che investo e lavoro, costruisco un ecosistema e sacrifico tutto quello che può essere la mia salute mentale affinché qualcuno, qualcosa, in grado di comandare il troubleshooting, mi risolva queste situazioni nelle quali il lavoro è più organizzare un quieto vivere con le periferiche e l'hardware che non il pensare a produrre, creare, divulgare, studiare per contenuto e professione, servizio e conseguenza di quello che vorrei fosse per voi il seguirlo. Dico davvero, sappiate che mi rendo conto che avere la voce meno pulita per un paio di episodi di una blind run non è un dramma e che tutti i problemi intorno a queste piccole problematiche, queste, diciamo, conseguenze di quello che circonda la produzione non vi riguarda, non vi deve riguardare, né dovete preoccuparvi di quello che può essere avere problemi nella vita, avere incompetenti intorno, avere ostacoli, inciampi. Ognuno di noi, chi più chi meno, li ha nella crescita, li ha nell'affrontare quello che ci circonda. Non è assolutamente qualcosa di cui fare il lamentone o il pesante, il cupo, mamma mia, come sono sfortunato. Al contrario, guardate cosa si sta facendo qui. Sto ascoltando la musica di Elden Ring in una delle anime della scoperta a cui più tenevo della mia vita, che comunque ha uno dei o il più grande successo che abbia mai vissuto della mia carriera di playlist di questo tipo. È commovente, bellissimo, e potrei commuovermi per la voglia di proseguire, di darvi il meglio del meglio di questo documento e ricordo, di questa condivisione e gioia, ma dovete anche immaginarvi questo. Io non sono arrivato, io faccio di tutto affinché voi non vedete mai quello che succede dietro le quinte, quando magari sembra fluidissimo, ove invece non lo è affatto, perché nella mia piccola grotta, nonostante quello che è cambiato e come i mezzi ci siano, d'altronde quella, diciamo, difettata esperienza audio vi farà anche apprezzare ancora di più quello che sentite adesso, ok? Riuscite a percepire la differenza, è clamorosa. Posso sussurrarvi, al di là del dare fastidio ad alcuni, perdonatemi, ma posso parlare a bassa voce e farmi sentire senza andare in post-produzione a cercare ogni piccola modifica della waveform alla ricerca di una mia voce bassa che si potrebbe perdere nel rumore. Oppure posso urlare ad alta voce senza che questo faccia o vi bruci con un pic troppo alto audio. È tutto elaborato affinché il level up sia costante, non ci si fermi mai. Ma attualmente nel mio sistema non ho ancora abbastanza spazio, non ho uno studio, non ho dei veri collaboratori, non posso ancora, non è possibile. Digital divide, ragazzi, digital divide e spazio. Tutte cose che dovrò cambiare per voglia di farlo, non per necessità, perché io potrei adagiarmi sugli allori. È bellissimo quello che sta succedendo e potrei effettivamente fermarmi. Non si fa, non posso invecchiare con questo pensiero. Mai! Quindi andrò a 600 km da qui, portandomi 4 camion di cose, in mesi e mesi e mesi di trasloco, perché non si tratta di vivere, si tratta di dover costruire un ecosistema produttivo e riuscirò a risolvere molti di questi problemi per sempre. Perché io qua ho uno strumento, di ho una workstation, una che fa tutto, ha diversi mixer, periferiche audio, camere, hub, tutto che crea un conflitto con i driver merdosi di Windows e tutti i mille problemi che anche i miei più bravi tecnici, queste persone meravigliose che mi seguono, non riescono a risolvere perché sono ineffabili, inconsistenti, incoerenti. Allora, quando io, da persona che comunque tende a dire di sì a colleghi, outlet e inorgoglienti inviti e gioiose collaborazioni, si ritrova a dover avere a che fare con una cosa di... Immaginatevi questo. Allora, devo registrare, quindi il mixer A attaccato nell'hub alfa si andrà a interfacciare con OBS del profilo 1, che non deve però assolutamente avvicinarsi all'opzione 2 del microfono beta, perché altrimenti vanno in conflitto. Mi ricordo quell'errore che causava il glitch audio, quindi attenzione, devo fare questa cosa. Perfetto, sei tappato. Adesso però devo andare in live con quel collega, quindi devo andare nell'altra opzione, la 3, con il microfono invece gamma, perché è quello della scrivania, che però se cambio adesso va a crashare il programma anche se rimane aperto, perché l'audio diventerà muto e in cuffia sentirà
sentirò un leggero tic, quindi devo disabilitare la periferica, riavviare il PC, far ripartire tutto, far finta che non sia mai successa la registrazione precedente e attaccare il numero 3 affinché poi la... è così, ragazzi, non ho inventato davvero, ho recitato, ma è così. È così, io devo chiudere il programma, riaprirlo, staccare una periferica, cambiare profilo, salvare un profilo, fare il test del profilo, mettere in safe mode Windows perché altrimenti potrebbe glitchare l'audio. È così, per me è registrare così, voi non lo vedete e non dovete vederlo, sono affari miei, quello che conta per voi è questo, yes, ma vi giuro è così. Quindi quando dico di sì a 50 persone, o realisticamente a 6 persone in 3 giorni, e devo fare 4 episodi di registrazione, preparare il montaggio, perché io non ho collaboratori ancora, Digital Divide appunto. Devo montare quello, ovviamente fare il data managing, spostare quelle cose, via. Metti caso che qualcosa a un certo punto perde un passaggio o va in un conflitto che non ho il tempo di verificare con i test, perché faccio sempre 1000 test. Stavolta non ho fatto il test, l'unica volta che non ho fatto il test, il microfono si era staccato, si era glitchato. Glitch è il termine sbagliato, ma capiamoci. Ok? Ecco, SNM 4.0 risolverà questo. Però è bello essere qui. Grazie a tutti. Pensate se c'è di nuovo il problema. Io ho fatto tutta questa introduzione col microfono rotto. È un piacere essere qui. Insomma, si è fatta tanta strada, eh? Però siamo ancora noi. E per chi non mi conoscesse, non imbarazzatevi, non cringiate. A volte un dialogo con chi mi segue da ormai 8 anni, pochi che siate, ok? Ha un che per me di realmente importante, perché magari c'è un in e un out continuo di persone che si avvicinano al canale, che esplorano, ma è la mia vita, quindi il mio percorso è lineare, io non lo perdo di vista, sono in POV e naturalmente mi viene desiderio di parlarne un po'. Ma se anche mi seguite, se anche mi seguiste da 3 settimane, benvenuti, non si è perso niente, eh? I contenuti non scappano. Allora, c'è una cosa che volevo discutere con voi. La frenesia influenza un ambiente, non la psiche singola. Non è come il guardare l'oscurità attraverso gli occhi della guardiana del fuoco a Lothric. Non è castare una stregoneria, o meglio no, un incantesimo delle tre dita, come avevamo letto nel CNT e discusso qualche volta in questi episodi, che ti porta a perdere contatto con il piano materiale o l'attuale realtà per trovarvi una verità segreta e terribile che ti brucia gli occhi. No, la frenesia ha un'influenza anche sulla natura. C'è un'area di influenza, si direbbe in D&D. E, di nuovo, l'interregno ci offre. A differenza di una Sepolcri del Sud, che vuol diventare semplicemente un'esplorazione prolungata, interessante che sia, ma ripetitiva, di qualcosa di già visto. Guardate che bello che è. La densità di cose trovate, le mappe, le grazie. Ecco, no, ci offre qualcosa di nuovo. Esisteranno dungeon afflitti dalla frenesia? E poi, Yelug. Cosa o chi è? Villaggio sofferente. Sono messi. Oh.
Oh no. Sono veramente. Hanno arso vivi. Non riescono a stare sereni. Cioè, scusate, non riescono a stare passivi. Questi sono servitori. No, non solo. Hanno tagliato loro arti. Sono armati però, eh. Cioè, questa cosa non è poco importante da escludere. Sono armati. Non sono come i marinai non morti. Villaggio sofferente. Che cosa ha causato la frenesia qui? Un'apparizione? Questa è una chiesa di Marica. Un'apparizione? Una manifestazione non celeste? O celeste? Un incantesimo? Una trappola psichica? Ne esistono? Ah, sapete come mai? Questa ve la devo dire. Non ho capito che c'era un problema audio, nonostante controllassi come sempre la registrazione durante i precedenti episodi, perché il livello della qualità audio è salito talmente tanto che il microfono della scrivania di lavoro è settato al punto che percepiva la mia voce anche a livelli molto alti. Semplicemente era brutto da sentire. Scudo a mandorla del fuoco. Comunque, io sto pensando di puntare molto di più. A questo, sapete? Io voglio essere eclettico, non più forte. Prendo questa decisione. È ufficiale. Scudo di legno alto e di dimensione media. Maneggevole e leggero per le sue dimensioni. Usato dai soldati del villaggio infestato dalla follia. La fiamma gialla simboleggia il morbo e funge da monito per scoraggiare chi tenta di avvicinarsi al villaggio. Aspettate, questa è una cosa. No, fermi, questa è una cosa importante. Hanno avuto il tempo, la volontà e il senno di disegnare il morbo della follia su uno scudo, a monito di chi vi sarebbe. Di chi vi si sarebbe avvicinati. Avvicinato. Quindi la cosa è peggiorata, ma il morbo era presente da prima. Ed è definibile tale, morbo. Michella, che ormai sto utilizzando come se fosse una Chandra, poverino. Oh, poverina, per quanto ne sappiamo potrebbe essere simile alla strega Adele, no? Corpo maschile, entità femminile. Io non lo escluderei. Un semidio senza anima? È lui? Non lo so. Non lo so. I semidei sono comunque esseri umani. Non sono creature. Cioè, non sono comunque esseri normali che nascono, si riproducono e. Muoiono i semidei. Godric invecchiava. È palese che fosse un anziano. Godric. Sì. Ma se gli escrementi dorati, il sangue animale e le entità benedette dalla grazia sono immortali e intonse, immacolate dal tempo e dalle intemperie. I semidei invecchiano solo o si corrompono solo nel momento nel quale vengono abbandonati dalla grazia, vengono abbandonati dalla volontà superiore. Quindi un tempo erano immortali e ora non più. Battistero di Callum. Potrei morire, ma non posso non farlo, ragazzi. Scusate.
Test importante. Ok, ti crea Hyper Armor. Oh, follia! Gli occhi si spengono. Oh, oh. Davvero? Pensavo che sarebbe stata una lacrima sacra, ma non mi sarei immaginato seriamente di trovare due potenziamenti qui. Tu è praticamente Petit Londo più Blighttown. Puoi trovare un bel più due. Ok. Margini del villaggio sofferente. Non rimandiamo, ok? Proietta dagli occhi. Fede! Fede! È un incantesimo. Una scarica di fiamma gialla. Incantesimo creato dalle folli tre dita. Le restanti della mano. Di una delle mani. Ricordiamoci cosa abbiamo trovato sulla torre divina. L'esecutore sprigiona dagli occhi la fiamma gialla della frenesia. La carica incrementa la portata. La fiamma infligge danni e provoca cumulo di follia anche nell'esecutore, quindi anche nelle vittime. L'incantesimo è efficace solo contro i senza luce. La follia è efficace, cioè non è a particolare efficacia sui senza luce. Beh, quegli esseri, quei poveri uomini del villaggio non erano senza luce, ovviamente. Però Ok. Ok, ora cominciamo a esplorare le mura. Sono pronto. Facciamo del nostro meglio. Questo è il villaggio, no? Questa è la catapecchia esterna al villaggio. Quella che era chiusa, vero? C'ero rimasto anche male. Ok. Farfalla ardente. Adoro il contesto in cui si trovano i materiali. Come tu possa anche andarli a cercare da lontano, con un po' di intuizione. Non intendevo insight, ma in questo momento potrebbe anche tornarci utile. Citare Bloodborne. Castle Morn, eh? Stavolta non ci siamo lontani. Non ci siamo lontani. Allora. L'albero madre maggiore. Sappiamo che ha un tronco naturale interno. Quindi gli alberi madre minore non sono poi così diversi. Sono più giovani. O mi sbaglio? Niente. Va a fuoco, vedete? C'è stato un attacco. Quegli schiavi, quei sudditi iracondi e chimerici odiano a tal punto i reggenti e i nobili che li hanno sottomessi o sfruttati.
da aggredire le loro carni in maniera feralmente feroce. Davvero, cioè, non dimenticherò mai quando sono entrato per la prima volta in quel castello e ho visto le animazioni di questi mostri. Io mi ricordavo che c'era un oggetto vicino a quelle mura che io avevo ignorato in nome di non avvicinarmici troppo presto. Non era viola, quindi... Però mi sembra che anche l'incantesimo di prima non fosse viola. In caso so che avrò l'esplorazione notturna per non sentirmi troppo in colpa, eh. Però io ricordo che c'era su una piccola scala di legno, una scalinata più che una scala, un oggetto, un cadavere. Vedremo, vedremo. Non blocchiamoci di nuovo in qualcosa di secondario, ma cominciamo a guardarci intorno. Qui c'è la mappa che abbiamo raccolto. Ah, giusto. Siamo sotto tiro. Abbiamo affrontato di peggio. Non siamo più in pericolo, vero? Non più come un tempo. Wow. Wow. Che spettacolo. Nella foschia. Nel rumore delle creature, della fauna, il golem che prende la mira e non sa con chi ha a che fare. Danneggiato anche egli. Coraccio. Allora. Ora cominciamo l'esplorazione. Non credo troveremo altri dungeon. Però... O meglio, uno non mi dispiacerebbe. Ok. I tasti sono molto diversi. Certo che castare su torrent incantesimi ostili, offensivi. Una normale spiaggia senza polipi. Strano. E loro, a quanto abbiamo capito, non lasciano mai delle Ash of War fisiche o cose del genere. Prendiamo atto. Ora, in queste rovine non mi sembra ci sia nulla. È come se questo percorso fosse stato fatto per affrontare il golem. Oh, non solo. Era tanto che non trovavamo un seme d'oro. Anche qua ce ne sono due. Abbiamo quello sulla strada verso il castello di Godric. Uno sul forte di Hight e un altro verso Morn. Tanta roba. Ma ragazzi, ma... Eh? Non ve lo dico più, però sapete cosa stavo per dire. Le rovine celesti. Seme d'oro, ma non ne abbiamo tre. Ne abbiamo due. Oh, ma in questo bosco non credo di esserci mai stato. No, no.
Qui potrebbe esserci qualcosa. Guardate. Comunque le rovine celesti hanno comunque l'iconografia dell'albero madre, Sono puro ordine aureo. Forse al suo apice, quando il potere dell'albero e l'idea di quella resina infinita permetteva loro di strafare, sia nel potere magico, insomma divino, sia nell'abuso di qualcosa che permetteva loro grandi risultati, ma anche una veloce caduta. Si può entrare là? Appunto. Dicevamo. Pietra di forgiatura 1. Ero sicuro che avrei trovato un orso. Wow. No, che cos'è? Oh, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Quello è Est. Non lo so, in Sekiro all'interno di un luogo come quello c'era un oggetto protesico, no? Dite che non ci si può entrare? Non si può? Niente? Io non ti credo. Io non ti credo. Scusate, in realtà penso anch'io che non si possa, Non sono così scemo, però. Però... quanto si muore qui. Quanto si muore qui. Allora. Ok, sono pronto a fare l'imbecille. Bravo, Michele. Tanto scemo non sei. Per carità, lungi dal portare qualcosa di buono, ma... Intanto sei riuscito a fare quello che volevi. Né più né meno. È esattamente quello che desideravi. Sii orgoglioso. Non c'è niente. Ok. Dicevamo. Bosco. Una cosa, queste cose valgono la pena, ragazzi. Magari non in questo caso, quando anche il tuo istinto ti dice che non c'è niente. Ma da una parte Elden Ring ci ha più volte stupito a riguardo. Ma questo? È nuovo, magico. Sono sempre incantesimi, Quindi abbiamo solo incantesimi e stregonerie. Wow. E l'incantesimo include anche le vecchie piromanzie. Incantesimo dei servitori della marcescenza. Diffonde una foschia velenosa davanti all'esecutore.
Coloro che albergano nel veleno conoscono sin troppo bene la marcescenza, la morte che genera la vita in totale eguaglianza. Ok, questa cosa l'abbiamo già letta. Non vedo l'ora di cominciare a castare cose così. Mira è decisamente quel tipo di personaggio. E sapete quante ancora possibilità di costruzione creativa, di recrafting, non abbiamo sfiorato? Abbiamo un sacco di materiali che, di cui per ora non conosciamo nessuna... Per ora Torrent qua mi sta aiutando molto. Non è un luogo in cui la microscopia offre molto, vero? Poi di notte vedremo, eh. Magari nelle paludi... Che le paludi erano due, sì, esatto. C'è Lammia e... Questo non è un luogo con un nome. Dipende, se c'è una grazia, sì. Quindi questo è veleno, non frenesia. Spero che Torrent non mi stia facendo perdere qualcosa. È la prima volta che lo utilizzo in questo modo. Quasi sprintando attraverso un'area. Tendenzialmente l'ho fatto solo durante l'esplorazione notturna. Un altro albero madre minore. E una torre divina. Bellissimo che qui le torri... non siano per aprire la mappa o fare un pattern ripetitivo, bensì siano praticamente i premi da raggiungere solo come aiming point, diciamo, narrativo per sbloccare il potere di una grande runa. Bisogna vedere se poi all'interno di queste scopriamo qualcosa di nuovo mano a mano che si prosegue. Ma per carità, non c'è nulla di male in una meccanica open world classica alla Ghost of Tsushima o la Far Cry, però. Ok. Melme. Voglio vedere se droppano qualcosa. Sì. Scheggia di vetro, ok. I fior veleno sono preziosi. Prima dovevamo sconfiggere la flora animata. Ora invece abbiamo trovato uno spawn point. Giusto, mi ero dimenticato. Ah! Che male! Qui senza torrent, senza un... senza l'aiuto di una cavalcatura spiritica avremmo avuto grossi problemi. Provate a immaginare l'affrontare un luogo come questo, o anche soltanto il castello di Stormvale, senza qualcuno in grado di convertire le rune in potere. Io sto uccidendo tutto perché mi sembrano non siano infiniti e vorrei davvero... controllare bene questa palude. Piccola, eh? Non offrirà chissà quale segreto, però... si stavano aprendo il... che cosa... macabra. È terribile. Perfetto. Qui c'eravamo stati. Un'aurea. No,
No, no, ma... Dai, è scivolata. Non ho fatto un passo. Mira. Va bene. Chiaro messaggio del... Dai, l'hai esplorata la palude, smettila. L'hai vista. Piantala. Va bene. L'ho vista. Ah, ma adesso c'è di nuovo l'arciere che ci fa... Hello. Ah no, è mattina, non è notte. Ho creduto per un secondo di... Ma poi ce lo faremo un giro notturno. Abbiamo già affrontato il cavaliere. Questo mi toglie un po' di prospettiva. Ma dopo che abbiamo trovato quell'uccello della morte a Sepolcri de Ovest, io non... ti prego, fa che non siano in alto. Sono in alto. Non trovo. Sbaglio, non sento frecce colossali. Ah! Era una pro... Da quando in qua? O meglio, no. Sul ponte respawnavano. Ma vicino alla galera eterna, no. È carino perché si può spammare questo. Queste foglie capillari vengono veramente viste come oggetti di creazione molto preziosi. Magari si potranno anche comprare un giorno, ma credo endgame puro. Siamo molto lontani. Eccoci qua. L'assedio del castello di Morn. Un eroe solitario lotta per la vendetta. Salvo cadere sotto i colpi di Lord Godfrey. Questo mi pare che lo avessi letto nell'evento, per questo non mi sono emozionato molto guardando le spade. Questo invece non l'avevo mai visto. Non mi ero avvicinato qua. Cercavo di non far arrabbiare troppo chi ci diceva di non esplorare troppo. Cos'è? Non è una tomba, è la fine di un... È una finestra. Con un albero. C'è anche... No, quello è ma quello è colore, ok? Non è una costa. No, sembra una tomba. L'eroe solitario era gigantesco. E Lord Godfrey lo ha abbattuto. L'assalto castello... Perché Lord Godfrey, l'Elden Lord, avrebbe avuto bisogno di attaccare un castello? Non erano... seguaci? Non erano... L'Elden Lord equivale al dio monoteista, insomma... No, forse no. Non così tanto. È colui il quale controlla l'Elden Ring? Forse no. È colui il quale... ha contatto... Colui il quale forse è vicino all'Elden Ring, ma è ben lungi dal poter dire di poterne sfruttare davvero il potere. Quanto è concreta la possibilità dell'Elden Lord di ascendere? È soltanto un essere molto potente
che è riuscito ad avvicinarsi alla verità del mondo e alle radici di quello che ha generato quest'era? Che spettacolo. Cos'è, un luogo per i segni, magari, questo? Oltre a essere, ovviamente, topografia realistica. Eccoci qua. Il ritorno agli episodi di qualità. Io continuo a non avere un vestiario che sia uno. È immodificabile. Lo scoprirò prima o poi, ragazzi, lo scoprirò. E qui, capanna del mercato solitario, abbiamo 9000 rune. Vorrei cominciare a livellare, ma so che un giorno... Se esistevano discendenti draconici che ci davano 80.000, io credo proprio che farò questa cosa. Siamo sereni, siamo al top adesso. Grazie, signore. La grazia non vuole che andiamo là, eh? Montacarichi del castello. Signori, alla prossima.